Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente nel nuovo video del corso di AutoCAD. L'argomento di oggi è uno di quelli corposi, infatti tratteremo dei blocchi, della loro creazione, della loro modifica e della loro gestione, nonché dei blocchi con all'interno degli attributi. Quindi ragazzi, non perdiamo tempo e papau! Bene, eccoci qua. Partiamo quindi dalla definizione di blocco. Che cos'è un blocco? Il blocco è un insieme di oggetti che possono essere associati in modo da formare un unico oggetto. Un blocco può essere inserito, scalato o ruotato all'interno di un disegno. È possibile esplodere un blocco negli oggetti che lo compongono, modificare questi oggetti e reimpostare la definizione di blocco. I blocchi snelliscono il processo di disegno, ad esempio, possono essere utilizzati per creare una libreria standard di simboli, componenti o parti standard utilizzate di frequente, revisionare i disegni in modo efficiente, inserendo, riposizionando e copiando i blocchi come componenti anziché come singoli oggetti geometrici. I blocchi possono inoltre essere corredati da attributi informativi sotto forma di testo, il cui contenuto può essere reso visibile o invisibile e modificato ad ogni inserimento. È possibile inoltre estrarre dal file di disegno le informazioni contenute negli attributi, memorizzarle in un file separato che può essere successivamente letto, stampato e elaborato da altri programmi applicativi. Bene, veniamo alla pratica adesso. Prendo come esempio questo disegno di un cartiglio generico per creare il blocco. Come vedete, gli elementi che compongono il cartiglio sono tutti elementi separati, formati essenzialmente da scritte e linee. E le icone per gestire, creare e modificare i blocchi sono essenzialmente due, si trovano sulla barra degli strumenti disegna e sono essenzialmente inserisci blocco e crea blocco. Adesso noi utilizzeremo l'icona della creazione del blocco, quindi clicchiamo sull'icona del crea blocco e ci apparirà questa finestra. Attraverso questa finestra di dialogo possiamo gestire il nostro blocco. Quindi in questo campo possiamo scegliere il nome che avrà il nostro blocco, quindi io scelgo cartiglio 1. Mentre attraverso questo pulsante possiamo selezionare gli oggetti a video che faranno parte del nostro blocco, in questo modo, selezionando tutti gli elementi del blocco e premere invio una volta finito di selezionarli. Mentre attraverso questo pulsante possiamo selezionare il punto di inserimento, il punto base, che fungerà da punto di riferimento per tutte le ulteriori modifiche che verranno effettuate al nostro blocco in futuro, come per esempio delle modifiche di rotazione o di scalatura. Alla selezione dell'icona, quindi, possiamo scegliere nel nostro disegno il punto di inserimento che avrà il nostro blocco, che nel mio caso vorrei che sia l'intersezione delle due linee. A questo punto, ritornati sulla maschera di definizione di blocco, possiamo scegliere come ultima cosa l'unità di misura del nostro blocco. Io scelgo millimetri per comodità e premo OK. Come vedete adesso, selezionando il cartiglio, tutte le linee e le scritte vengono selezionate contemporaneamente, indice del fatto che il blocco è stato creato. Quindi ora, utilizzando il comando inserisci blocco, troveremo nell'elenco il blocco che abbiamo appena creato con la sua relativa anteprima. Selezionandolo e cliccando su OK abbiamo la possibilità di inserirlo nel disegno, in questo modo. Bene, arrivati a questo punto vorrei fare una precisazione dicendovi che i blocchi, se sono costituiti e disegnati, tracciati utilizzando il layer 0 come in questo caso e con colore e tipo di linea da layer come in questo caso, all'inserimento assumeranno il colore ed il tipo di linea del layer in cui verranno inseriti. Quindi per esempio adesso, selezionando il cartiglio e successivamente andando sull'elenco dei layer per selezionare un layer diverso dallo 0, io ho precedentemente creato un layer cartiglio che ha semplicemente come discriminante la colorazione, per farvi vedere come funziona. Alla selezione vedete che il cartiglio si colora di rosso. Mentre se sono composti da entità disegnate su qualsiasi layer con colore e tipo di linea da blocco, che possiamo trovare nel menu a tendina di queste tre variabili, quindi del colore, del tipo di linea e dello spessore, i blocchi che verranno inseriti assumeranno il colore e il tipo di linea correnti al momento del loro inserimento. Bene, ora facciamo tornare il nostro cartiglio rosso sul layer 0. E adesso vi spiego come funziona nel caso volessi modificare un blocco e di conseguenza la possibilità di modificare tutti i blocchi di un disegno contemporaneamente. Ora inseriamo nel disegno altri due blocchi uguali per testare l'efficacia della ridefinizione dei blocchi. In questo modo. A
A questo punto, per poter ridefinire il blocco, devo necessariamente esploderne uno per effettuare le modifiche di cui ho bisogno. Quindi esplodo questo e decido che a fianco alla scritta Dr. CAD, per esempio, vorrei aggiungere l'acronimo di YouTube. Effettuate le nostre modifiche, non devo fare altro che ricreare il blocco, quindi cliccando sull'icona Crea blocco, che deve necessariamente avere lo stesso nome del blocco che io voglio ridefinire. E selezionando ovviamente gli oggetti che fanno parte del blocco, e deve ovviamente avere necessariamente lo stesso punto di inserimento dell'altro blocco che ho creato prima. Quindi riprendo il punto di inserimento e schiaccio OK. A questo punto il programma mi avvisa che c'è un altro blocco che ha lo stesso nome, mi chiede di ridefinirlo oppure di non ridefinirlo. Io scelgo ovviamente di ridefinirlo. E come vedete, tutti i blocchi presenti nel disegno sono stati modificati con le modifiche che abbiamo appena apportato. AutoCAD permette anche, come dicevo all'inizio, l'esportazione di un blocco in un file di disegno separato. Quindi andando a scrivere mblocco sulla tastiera e quindi sulla barra dei comandi, apparirà questa finestra di dialogo dalla quale sarà possibile andare a selezionare il blocco che vogliamo esportare selezionandolo da questo menu a tendina, oppure l'intero disegno, oppure una serie di oggetti che AutoCAD trasformerà istantaneamente con i comandi che abbiamo appena visto in un blocco. Successivamente potremo scegliere la destinazione del file, dove salvare, praticamente dove potremo salvare il nostro file, e ancora sotto potremo scegliere l'unità di misura del nostro disegno. A questo punto, avendo capito come funziona la creazione e l'inserimento dei blocchi, possiamo dire che un blocco può essere anche provvisto di attributi. Un attributo fornisce un'etichetta interattiva che consente di applicare del testo ad un blocco. Ogni volta che si inserisce un blocco, che è un attributo variabile, AutoCAD richiede di immettere dei dati di archiviazione insieme al blocco. Per creare un attributo basterà andare sotto il menu a tendina Disegna, alla voce Blocco e successivamente su Attributo. Servirà questa finestra di dialogo nella quale sarà possibile specificare l'etichetta dell'attributo, che identifica l'attributo nel disegno, quindi nel blocco, il messaggio dell'attributo che specifica il messaggio di richiesta dell'attributo che viene visualizzato durante l'inserimento del blocco e default che specifica il valore di default dell'attributo, in questo caso non inserirò. Quindi metto come etichetta titolo, come messaggio titolo 1 e più sotto troviamo le impostazioni relative al testo, e come sarà giustificato il nostro testo, come abbiamo visto nello scorso video, lo stile di testo che verrà assegnato all'attributo, in questo caso utilizzerò lo standard, e l'altezza del testo e la rotazione. In questo caso utilizzerò la rotazione 0, altezza 10. Da quest'altra parte invece troviamo le modalità degli attributi, che sono invisibile, specifica che i valori degli attributi non verranno visualizzati durante l'inserimento del blocco. Per bypassare l'opzione invisibile, la modalità invisibile, basterà usare il comando visAt, che ignora appunto questa modalità. La modalità costante invece assegna agli attributi un valore fisso per l'inserimento dei blocchi. La modalità verifica visualizza un messaggio in cui viene chiesto di verificare la correttezza del valore dell'attributo al momento dell'inserimento del blocco. Preassegna imposta l'attributo sul valore di default quando viene inserito un blocco contenente un attributo preassegnato. Blocca posizione in pratica blocca la posizione dell'attributo in modo tale che non si possa più spostare all'interno del blocco. Linea multipla invece permette all'attributo di avere più linee nelle quali si può scrivere. Una volta selezionata o selezionate le modalità che avrà il nostro attributo, premiamo su OK e inseriamo all'interno del non ancora blocco il nostro attributo. A questo punto non devo far altro che creare il blocco nelle modalità che abbiamo visto con all'interno l'attributo. Quindi utilizziamo il comando Crea blocco e selezioniamo dal menu a tendina il blocco che abbiamo precedentemente creato per ridefinirlo. Quindi selezioniamo il punto di inserimento e successivamente selezioniamo gli oggetti che faranno parte del blocco. Premendo OK, il programma ci dice di ridefinire il blocco, quindi noi lo ridefiniamo e a questo punto apparirà una finestra di dialogo attraverso la quale saremo in grado di definire il valore dell'attributo, che in questo caso sarà corso di AutoCAD. Premendo OK, vedrete che l'attributo sarà all'interno del nostro blocco. Posso sempre comunque in un secondo momento andare a modificare il valore dell'attributo, semplicemente facendo doppio clic sulla scritta, appena
appunto sull'attributo, e attraverso questa finestra modificare il valore, scrivendo per esempio al posto di corso di AutoCAD, AutoCAD YouTube. Ed ecco qua, abbiamo modificato l'attributo. Adesso, inserendo all'interno del disegno lo stesso blocco, attraverso il comando inserisci blocco, e selezionando ovviamente il blocco cartiglio 1, vedrete che anch'esso avrà a disposizione l'attributo che abbiamo precedentemente inserito nel blocco, che sarà possibile modificare una volta che avremo posizionato il blocco all'interno del disegno. Quindi attraverso la barra dei comandi sarà possibile intervenire per modificare il valore dell'attributo. In questo caso metto semplicemente AutoCAD e, come vedete, all'inserimento del valore il blocco appare con l'attributo modificato. Per modificare le proprietà del testo relative agli attributi di tutti i blocchi presenti nel disegno, possiamo utilizzare il comando gestione attributi blocco, che troviamo sotto il menu tendina edita alla voce oggetto, successivamente sotto attributo e poi cliccando su gestione attributi blocco. Si aprirà una finestra attraverso la quale possiamo decidere quale blocco all'interno del disegno vogliamo modificare. La selezione del blocco avverrà attraverso questo menu a tendina, che in questo caso presenterà solo un blocco perché è l'unico che abbiamo inserito finora nel disegno. E in questo campo verranno visualizzati tutti gli attributi presenti nel blocco, nel mio blocco cartiglio 1. Per modificare l'attributo, a questo punto mi basterà semplicemente cliccare sull'attributo che voglio modificare e cliccare successivamente su Modifica. Si aprirà un'ulteriore finestra attraverso la quale saremo in grado di decidere la nuova modalità dell'attributo oppure modificare l'etichetta, il messaggio e il valore di default. Nella scheda Opzioni di testo sarà possibile modificare tutto quello che concerne le proprietà del testo, quindi decidere se l'attributo avrà un diverso stile di testo, una diversa giustificazione oppure modificare l'altezza, la rotazione, il fattore di larghezza e l'inclinazione. Alla scheda Proprietà saremo in grado di modificare tutto quello che riguarda i layer, i colori e lo spessore di linea. Ora, per testare l'efficacia del comando Edit attributo, supponiamo che l'attributo titolo 1 debba subire una modifica di inclinazione, portando l'inclinazione da 0 a 20, quindi nel box relativo all'angolo inclinazione scrivo 20 e premo OK. Vedete come gli attributi titolo 1 all'interno dei blocchi cartiglio 1 hanno subito la modifica di inclinazione. Ora, io nel disegno ho solo due blocchi cartiglio 1, ma avremmo ottenuto lo stesso risultato se all'interno del disegno ci fossero stati comunque centinaia di blocchi cartiglio 1. Questo è un ottimo comando se per esempio abbiamo un disegno con all'interno numerosi blocchi ai quali dobbiamo modificare una proprietà di un attributo o più attributi. Quindi con questo comando riusciamo a cambiare questo valore, a fare questa modifica contemporaneamente su tutti i blocchi del nostro disegno. Come ultimo argomento di questo video vorrei mostrarvi il comando Trova, che può essere molto utile in disegni in cui avete molte scritte e molti blocchi in cui al loro interno ci sono degli attributi. Quindi non dovete far altro che digitare Trova sulla barra dei comandi e si aprirà questa finestra. Diciamo al comando che deve elencare i risultati spuntando questa voce e nel box Trova andiamo a scrivere la parola che vogliamo ricercare nel disegno, in questo caso scrivo AutoCAD. Cliccando sul pulsante Trova, il comando ricerca le parole nel disegno. A questo punto saremo in grado di visualizzare all'interno del disegno la parola che abbiamo ricercato, oppure decidere se sostituire il testo con un'altra parola. Per esempio, al posto di AutoCAD io vorrei che ci fosse scritto video. Quindi sostituire tutto, oppure sostituire la parola che abbiamo, o l'attributo comunque che abbiamo selezionato attraverso questo elenco. Io decido di sostituire tutto, quindi tutte le parole AutoCAD verranno sostituite dalla parola video. Quindi cliccando su sostituisci vedrete che tutte le parole AutoCAD sono state sostituite dalla parola video. Bene ragazzi, anche il video di oggi finisce qui. Se avete dei dubbi in merito a questa tematica, non esitate a contattarmi scrivendomi un commento qua sotto oppure scrivendomi alla mail dottorcad@gmail.com. Da oggi ho deciso di creare su Twitter un nuovo hashtag che si chiama appunto dottorcad, che è fantasia, e quindi chi usasse Twitter e volesse contattarmi tramite appunto questo social network non deve fare altro che usare l'hashtag DottorCAD. Io vi ricordo come sempre che potete trovarmi nel forum di Gaming Match, vi lascerò come sempre il link in descrizione, nella sezione L'angolo di Cage. Se il video ti è stato utile o comunque ti è piaciuto, ricordati di farmelo sapere mettendo un bel MI PIACE! Se non volete perdervi tutti i video che caricherò prossimamente del corso di AutoCAD, potete iscrivervi al canale. Oppure se avete qualche amico che zoppica un po' su AutoCAD, potete iniziare a spammare questo canale e il video come dei forsennati.
Bene ragazzi, questo è davvero tutto, io vi ringrazio come sempre, quindi questo è tutto ragazzi, io come sempre vi ringrazio, rimanete su questi schermi e ci vediamo al prossimo video. Non esitate a chiamarmi, se volete vi lascio anche il mio numero di telefono.